chiesto di parlare l'onorevole Musumeci. Grazie, signor Presidente, colleghi deputati. Condividiamo l'iniziativa assunta dal Capo del Governo per il superamento del bicameralismo perfetto, essendo questo un cavallo di battaglia della destra politica italiana, propugnato ormai da diversi decenni. Con lo stesso spirito apprezziamo l'iniziativa e il fermo richiamo con grande determinazione del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana al rispetto della clausola di salvaguardia della specialità statutaria della nostra regione. Anche per questo non ho esitato a firmare in rappresentanza del capogruppo Formica il documento che lei fra poco metterà al voto di questa Assemblea. E tuttavia, Presidente, mi consenta di evidenziare come questa nostra presa di posizione non possa e non debba bastare a liquidare un tema che, come giustamente lei ha ricordato, riconduce ad una strategia che io dico abile, definisco abile e cinica, quella di operare un attacco concentrico nei confronti del regionalismo in generale e delle regioni a statuto speciale in modo particolare. Ma non serve, non serve e non basta. Noi non possiamo vivere di rendita pensando che il nostro, come opportunamente ha richiamato il collega Cordaro, è il più antico Parlamento d'Europa. Non possiamo vivere di rendita senza chiederci che cosa serve per riaffermare il primato della specificità. Che cosa serve perché ci si renda conto che gli attacchi al regionalismo, motivati alcuni, immotivati altri, non debbono essere subiti, ma debbono essere rintuzzati con la logica di proposte serie e concrete, con una condotta diversa rispetto a quella che finora il Parlamento siciliano ha adottato. Inutile nascondere un'amara verità: l'autonomia siciliana è la grande ammalata. C'è uno stato patologico che si manifesta sotto diverse forme e questo stato patologico ha consentito l'uso distorto dell'autonomia siciliana ad alcune logiche politiche che vanno condannate senza appello ed ha consentito alle stesse logiche politiche di utilizzare l'autonomia come alibi, come comodo alibi per dar vita a lunghe stagioni di clientelismo spregiudicato e irriducibile. Noi abbiamo il dovere, signor Presidente e colleghi deputati, di avviare una seria stagione delle riforme, una stagione serena e intensa che ci consenta di capire che cosa va modificato dello Statuto siciliano. Dopo quasi 70 anni è lecito chiedersi se le norme concepite e volute dai padri costituzionalisti siciliani, ed è stato ricordato il presidente Alessi, è stato ricordato il comunista Macaluso,
verso il quale io non posso che nutrire rispetto pur nella diversità delle opinioni. Come non ricordare lo spirito autonomistico di uomini di destra come Dino Grammatico, come Vito Cusimano, il mio maestro, come Pippo Tricoli, solo per fare alcuni nomi. Ecco, proprio per questa ragione, per questo retaggio solido, glorioso, degno di rispetto, io credo, Presidente, che noi dobbiamo questa stagione delle riforme aprirla seriamente, senza pregiudizi, senza rancori, senza alcuna ingiustificata e ingiustificabile gelosia. Abbiamo il dovere di chiederci quali ragioni obiettive oggi determinano e suggeriscono la opportunità di una revisione, perché lo statuto non può essere più guardato con la venerazione e con la sacralizzazione che finora è stata ostentata da alcuni gruppi politici. E allora, a lei il compito, signor Presidente. Lei è un convinto autonomista, lei si è abbeverato alla cultura autonomista della scuola sturziana, lei ha tutte le carte in regole anche per la qualità del ruolo che ricopre di intestarsi questo compito. Io credo che vada nominata una commissione, io credo che vada interessata la conferenza dei capigruppo, io credo che l'Assemblea debba in questa legislatura aprire un grande dibattito affinché l'attacco concentrico cui lei faceva richiamo al regionalismo in generale e al regionalismo autonomistico in particolare non possa essere soltanto oggetto e stimolo per un richiamo alla responsabilità, come lei ha giustamente sottolineato, ma deve anche consentirci di modificare quanto va modificato nella nostra Carta Costituzionale regionale per fare della Sicilia il riferimento non solo geografico, ma anche politico, come modello di efficienza e di efficacia di tutto il bacino mediterraneo. È una sfida, è una grande sfida, ma proprio per queste ragioni lei ha il dovere di lanciarla e noi deputati abbiamo il dovere di raccoglierla. Grazie. Grazie, onorevole Musumeci.